Salve e bentrovati nel mio canale amici di YouTube, io sono Carmine e come già avrete letto dal titolo in questo nuovo video andiamo a vedere come rimuovere virus e malware dal nostro PC, dal nostro sistema operativo, in questo caso Windows 10, senza installare nessun antivirus o nessun programma. Lo faremo con l'ausilio del nostro promoter dei comandi. Prima di partire voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per avere le notifiche dei miei prossimi video. Detto questo, qui sopra nelle schede trovate il mio primo video che ho realizzato su come rimuovere virus e malware senza installare nessun antivirus o nessun programma. Se volete andatelo a vedere. Partiamo con il video. Come potete vedere, ho qui, ho annotato un comando, lo vado a copiare. Voi questo comando lo troverete in descrizione sotto questo video, farete la stessa operazione, lo copierete come ho fatto io, poi vi recherete sul pulsante Start di Windows, tasto alternativo del mouse, andate su Windows PowerShell come amministratori, cliccateci sopra, cliccate sì e si aprirà il promoter dei comandi. A questo punto dovremo andare ad incollare la stringa e cliccare invio sulla tastiera. Una volta che avremo inserito questo comando partirà la scansione, ci dirà avvio in corso dell'analisi del sistema, attendere. L'operazione richiede alcuni minuti, avvio in corso della fase di verifica dell'analisi del sistema. Come potete vedere ci dà una percentuale, a me al 6-7% della verifica completata. A questo punto, essendo che ci metterà qualche minuto, io stopperò il video e ci rivedremo una volta che avrà scansionato tutto il sistema operativo, ok? Ho ripreso la registrazione, come potete vedere è quasi terminata la scansione, è durata 6-7 minuti. Vediamo, protezione risorse di Windows, nessuna violazione di integrità trovata. Ok, a me non ha trovato nulla, non ha trovato né malware né virus. Se a voi troverà qualcosa vi chiederà di eliminare cliccando sulla Y o di cliccare sulla N, vi darà la Y barra N, di cliccare la Y per eliminare il malware o il virus rilevato o di cliccare sulla N per uscire dal promoter dei comandi. Arrivati a questo punto il video termina qui, è stato breve, spero vi sia servito e piaciuto. Se vi è piaciuto e servito lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche dei miei video futuri. Io vi saluto e ci vediamo nel mio prossimo video, ciao.